Benissimo ragazzi e ragazze, possiamo continuare in compagnia del vostro formidabile Diablotex su Mortal Kombat 1 in versione PlayStation 5 e ovviamente si continua sulla modalità, con la modalità invasioni. Speriamo un po' di andare avanti in un certo modo. Allora, dove bisogna andare qui? Vediamo un po', devo ricapitolare un po' la situazione. Ok, andiamo qui. Si continua da questo punto, perché è giusto che sia così. Magari faremo una mezz'ora di gameplay, perché poi ho un po' da fare, quindi una mezz'oretta e poi chiuderemo questo episodio, ve lo dico. Ovviamente cercherò di fare più combattimenti possibili, cercherò di non perdere se questo sarà gestibile, perché ovviamente qui la stagione 2, ragazzi, l'hanno un po' potenziata, diciamo, ecco, un po' balorda, però va bene così, va benissimo in questo modo. Allora, però devi stare un po' tranquillo, ti sta prendendo un po' troppa confidenza e non ricordo di averti dato tutta questa confidenza da fare quello che vuoi, insomma, quindi... Insomma ragazzi, cercherò di fare un gameplay sostanzioso, va bene? Nel senso che anche se durerà una mezz'ora, però cercherò di fare comunque del mio meglio. Cosa... Ah, si sale di livello, ok. Mi sembra che qui, allora, hanno rettificato meglio anche il fattore che si sale di livello. Secondo me il motivo è che hanno messo personaggi dove... come si dice? Come si può dire? Hanno potenziato, nel senso che andando avanti salgono subito di livello 5-6, mentre prima ero sempre io che stavo... Se ricordate, nella stagione 1 io ero sempre più potenziato in confronto ai personaggi che incontravo andando avanti. Invece adesso sto vedendo che... Sto letteralmente vedendo che, insomma, andando avanti i personaggi sono sempre un po' più potenziati in confronto a me, quindi questa è una buona cosa, è veramente una buona cosa, e credo che nella stagione 3 che arriverà miglioreranno ancora le cose, sicuramente. Quindi e adesso vai, andiamo. La appendiamo, bisogna appenderla. Fantastico ragazzi, fantastico. Oh, così ti voglio. Migasa Mortal Kombat, ragazzi. Mortal Kombat Migasa. Allora, in questo gameplay vi annuncio, non c'entra nulla con Mortal Kombat, da gennaio, se ricordo bene il 26 gennaio, si partirà su Tekken 8 qui sul mio canale YouTube, quindi attenzione. Attenzione ragazzi, a gennaio si parte anche su Tekken 8, quindi ne avremo da fare. Ne avremo da fare. E beh. Fight. Bene. Molto molto bene. Allora, vediamo un po' qui, Che figata ragazzi, che figata. E ora vediamo. Inizio a potenziarmi, Sì. Inizio a vedere che la mia potenza... Ora forse dovrei mettere un po' di agilità pure con il mio personaggio, Eh sì. Qui ve lo dico subito ragazzi, in confronto alla prima stagione devo cercare di livellare di più con il mio personaggio. Uno, perché poi comunque sappiamo benissimo che nella prossima stagione verrà resettato il livello del personaggio, non del profilo principale, giocatore. Però secondo me devo livellare un po' di più, perché se hanno, diciamo, un po'
rettificato qui la stagione 2 in confronto alla prima, credo che anche il boss finale stagionale sarà un po' fastidioso da buttare giù, quindi mi devo applicare un po', ragazzi, mi devo applicare un po', diciamo. E beh, una fatality di altissimo livello questa, eh sì, veramente di altissimo livello. Una fatality che ci garba molto. Ai ai ai, qui adesso, vabbè, tanto qui o riuscirò nell'impresa oppure no, comunque andiamo nell'ultimo scontro della torre, quindi ovviamente cercherò di portarla a termine qui, eh no. Ho premuto un po' in anticipo e quindi le cose non vanno purtroppo bene. Vabbè, non fa nulla. Non fa nulla. Non è assolutamente un problema. Perché non è un problema, ragazzi. Quindi cerchiamo di vedere, di capire, insomma. Cerchiamo di vedere, di capire il da farsi. Ok. Fight, Però devi stare calmo, devi stare un po' calmo, Ciccio, sì. Se dico che devi stare calmo, devi stare calmo. Ullala. Vamos. Vamos, ragazzi. Vabbè, ragazzi, che qui si vinceva non avevamo dubbi, ma è una mia impressione oppure vedo che danno un po' più monete qui, ragazzi? No, dico, è una mia impressione oppure... Allora, qui la torre l'abbiamo fatta. Noi, quindi adesso possiamo andare di qui. Sopravvivi. Di cosa si tratta qui? Speriamo qualcosa di passabile. Speriamo qualcosa di passabile. Ho perso velocemente, ragazzi. Ma riproveremo subito, senza problemi. Ok. Ma perché si perde così velocemente? Mamma mia, ragazzi. Che bordello, no, non posso... No, lo... Credo che lo faremo più avanti questo, Vabbè, che tanto possiamo andare, chi se ne frega. Possiamo proseguire, chi se ne frega se ho fatto la prova oppure no. L'importante è combattere e arrivare al boss stagionale, sì. Avrò meno ricompense, ma... O magari una volta salito di livello posso andare a riprovarla. Potenzio la mia energia e così via, allora possiamo riprovare. L'ho detto, questa stagione 2 è un po' più impegnativa, ma non avevo dubbi. Non avevo dubbi che sarebbe andata in questo modo, assolutamente. Io non avevo dubbi, quindi... Vamos! Non avevo alcun dubbio, ci mancherebbe. Wins. Ullala, provocazione. Una provocazione nuova, che bello. Io non provoco mai, ragazzi. Io vado diritto al sodo. Allora, adesso possiamo andare sia avanti che di qui, vediamo, Ah no, da qui siamo venuti, ok. E lo so, a volte, ragazzi, devo ricalibrare un po' tutta la situazione. Ah, lo scrigno, vai. Apriamolo, vediamo cosa ci sta di buono. Una skin, ottimo. E abbiamo anche della moneta. Anello perduto.
250 crediti. Allora, questo cosa fa di preciso? Vabbè, scartiamolo, dai. Non mi interessa granché. Allora, adesso possiamo continuare, ma dobbiamo tornare dietro per poi andare verso questa destinazione. E ne abbiamo da fare qui, ragazzi. Ne abbiamo. No, ma qui l'ho fatto. Quindi? Ok, quindi andiamo qui. Ora possiamo proseguire sia da questa parte che di qui, insomma. Vabbè, una vale l'altra, quindi faremo tutto pian piano. Vabbè, pian piano faremo tutto come si deve, quindi. Comunque graficamente bellissimo questo Mortal Kombat. Veramente bello, bello, bello. Credo che ci giocherò veramente molto, Eh sì. Io sono anche un amante di picchiaduro, anche se magari ad alcuni non può sembrare, ma sono un amante, ragazzi. Il mio preferito è Tekken, quindi da sempre. Soul Calibur, quindi insomma ne abbiamo. Omni-Man wins. Vai, ma dammi un po' più punti, dai, ho fatto uno scontro formidabile, perché non mi dai più punti? Io non ti capisco. Veramente non capisco perché. Vamos. No, ma ce la faremo a concludere la stagione con le registrazioni, ragazzi. Ve l'ho promesso e porterò la mia promessa a termine, ci mancherebbe. Mi impegnerò nel farlo. Eccoci qui, via. Ancora? E ancora. Devi star calmo però, Ti stai allargando un po'. Troppa confidenza, Ciccio. E non mi risulta di avertela data, quindi. Ecco, ti va bene che ho sbagliato la fatality, Ti va bene che ho sbagliato la fatality. Ti è andata di lusso, diciamo, Ti è andata veramente di lusso. No, dai, non facciamo queste cose ora con il server. Ragazzi, nulla, questi problemi non vengono risolti, non, veramente non c'è verso sulla questione. Vabbè, tanto se far iniziare da qui il problema, non so se devo ripetere lo scontro, che poi non fa nulla, ragazzi, perché tanto ho vinto prima e rivincerò adesso, non è un problema. Però non capisco perché. Vabbè, dobbiamo ripetere lo scontro, dai, andiamo a rivincerlo. Quindi ho vinto prima. Ora gli farò un po' più male, perché sono abbastanza infastidito da questa situazione, sì. Quindi adesso gli farò capire un attimino chi comanda, sicuramente. Sicuramente gli farò capire un attimino chi comanda, è giusto, ragazzi, è giusto. Gli farò letteralmente capire chi comanda qui. E questa volta ti becchi anche la fatality, Ciccio. Una volta posso sbagliare, due no, mi dispiace. Wins. Ci mancherebbe. Ok. Bene, 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 andiamo avanti. Speriamo che ci fa andare avanti. Ok, siamo saliti anche a livello 7. Ma che bello! Mi garba, ragazzi. Andiamo subito ad inserire i punti qui, perché i punti abilità, perché. Allora, salute, attacco. Allora, mettiamo uno sullo speciale. Così. Vai. La buttiamo in questo modo, Vai, tutto inserito. Andiamo avanti. Sinistra oppure destra? Diamo un'occhiata. Tanto prima o poi bisognerà andare un po' da tutte le parti, quindi non cambia il succo del discorso. Non cambia il succo del discorso qui.
Vediamo un po'. Ok. Vabbè ragazzi, dai, perdonatemi, non ho fatto la fatality. Ho fatto il gentiluomo, dai, ho fatto, diciamo, il gentiluomo. No, vabbè, non mi è uscita, ragazzi, diciamo la verità, non mi è uscita la fatality e quindi va bene così, dai. Non sempre riesce la fatality, ragazzi. Va bene? Non sempre. Allora, continuiamo ad andare a sinistra, ma poi dobbiamo andare anche a destra, quindi... qui le strade da percorrere ne sono veramente tante, sì. Ne sono realmente tante. Che bello! Che bello! Ullala! Ullala! Ragazzi, durante la fatality resto in silenzio perché, come si può ben sentire, i volumi sono altissimi. Ancora devo ripetere lo scontro un'altra. No, vabbè, ragazzi, io non. Allora, questo gioco mi piace perché si vede che mi piace. Però, se non risolvono questi problemi, io non posso ripetere gli scontri. Vabbè, ripetiamo lo scontro. Cosa vi devo dire? Io poi non taglio i gameplay, ragazzi, perché se un titolo ha qualche problema, che secondo me potrebbe tranquillamente essere risolvibile, perché comunque il gioco è bello e poi viene rovinato un po' da questa, purtroppo, pazzia del server che deve... Finish him. Vai. Si riva con la fatality. Fatality. Omni-Man wins. Andiamo. Speriamo bene. Livello personale. Sto a livello profilo 44. Livello giocatore. Credo che arriverò molto in alto, Credo realmente che arriverò molto in alto. Allora, qui. Ma prima o poi si interromperà la strada, perché io devo tornare anche dietro, Abbiamo altre strade da fare, se ricordate. Me ne dovrò ricordare, giustamente, perché... Me ne ricorderò, bah, sicuramente... Proverò nell'impresa. Poi... Vediamo un po'. Vamos! Vamos! Omni-Man wins, ci mancherebbe. Se non fa errori il server, qui sarei molto più avanti, molto, ma di molto. Vabbè, ragazzi, poi dovremo tornare dietro. Ricordate, ho delle cose in sospeso lì dietro io. Ho delle cose in sospeso. Ottimo, così, via. Devi star buono, sì, devi stare molto molto buono. E anche molto molto attento. Lui deve stare attento, ragazzi, non io, ci mancherebbe. È lui che deve stare attento.
violentissima come fatality, ma veramente molto molto bella da vedere, sì. Veramente molto molto bella da vedere. Ovviamente a fine stagione spenderò tutta la moneta che avrò, perché poi verrà tutta resettata nella prossima stagione, ragazzi. Allora, prima di proseguire avanti qui, perché mi sto allontanando troppo, ragazzi, non me ne volete, ma mi sto veramente allontanando troppo. Poi non vorrei che mi sfugge di mente, quindi, perché può succedere. Qui credo, e infatti, so, poi mi allontano troppo e non non mi ricordo più poi dove andare. Quindi non me ne volete, non me ne volete, vi prego, vi prego. Sonia, vabbè, sai che mi fa il solletico, sì? Lo sai che mi fa il solletico? Si nota, no? Inizio a potenziare il mio personaggio, quindi guardate i miei colpi, ragazzi. Inizialmente avevo un po' più difficoltà, adesso il discorso sta realmente cambiando in positivo. In positivo, attenzione. Bene, bene. Sto facendo un po' di moneta, ragazzi. Sì, sì, tranquilli. Allora, qui avanti cosa abbiamo? Vai, vedete le chiavi decorate servono, ragazzi. Bisogna acquistarle. Una skin più un talismano, una maschera del Raptor e della moneta. Ottimo. Soldi ben spesi. Sì, sì. Ok, no, qui abbiamo fatto, ragazzi, attenzione. Bene, adesso possiamo proseguire da dove stavamo andando, No, perché poi andavo troppo avanti, ragazzi, e sicuramente succedeva il bordello, quindi non me ne volete, ma adesso possiamo ancora continuare. Possiamo andare avanti ancora un tantino in questo gameplay, solo perché ho un po' da fare e devo uscire, ecco, altrimenti allora, che poi magari modificatori, resistenza a tre nemici. Resistenza a tre nemici qui. Vabbè, siamo abituati e non è un problema. Sono abituato, non so voi, ma io oramai sono molto molto abituato, sì. Sono abituatissimo sulla questione, Ullala. Dai però, su. Benissimo, benissimo. Ok, vai, tutto sommato, ragazzi, ho fatto uno scontro abbastanza decente. Sì, decente. Molto, molto decente, ragazzi, sì. Wins. Andiamo avanti. Non perdiamo tempo, che prima, per colpa del server, abbiamo perso tempo. Non per colpa mia, ragazzi. Sempre per colpa del server. Io non c'entro nulla, voi l'avete visto. Io vado molto molto spedito qui nel fare gli scontri, portare avanti il gameplay, perché bisogna correre. Perché bisogna correre qui. Poi è normale che a volte può capitare lo scontro dove non si riesce a vincere subito e bisogna perdere un po' più tempo, ma lì fa parte del gioco, ci può stare, ma il fattore del server, due stagioni, ancora viene risolto,
in parte, quindi. Ok. Vamos. È bello aggressivo, eh. Beh, aggressivo al punto giusto, ragazzi. Si potrebbe fare anche meglio, eh. Si potrebbe fare anche meglio, ok? Si potrebbe. Allora, no, avanti non si può andare, quindi qui a destra. Una torre a 4 piani, livello 7. Vabbè, dai, ragazzi, faremo la torre e ci fermeremo qui con questo video, dai. Faremo la torre e poi ci fermeremo qui. Oppure faremo anche un altro scontro, non so, vediamo un attimino a livello di tempistica come siamo messi alla fine della torre. Non credo ci vorrà molto, sinceramente. Quindi forse un altro scontro possiamo anche farlo dopo la torre. Comunque cercheremo di vedere. Cercheremo di vedere qui, ragazzi, eh. Sicuramente farò del mio meglio, questo ve lo posso garantire, eh. Questo senza ombra di dubbio succederà così. Ancora? Vabbè. Ma certo! Ma certo! Ma ovvio! Ma tutto bene così, ragazzi! Ma tutto regolare! Ottimo! Mi garba! Mi garba molto! Ma che classe, ragazzi! Ma che classe! Beh, andiamo sopra! Andiamo sopra! Si va in salita! Bisogna salire! Bisogna vincere qui! Dai, su! Muoversi! Non... Ai ai ai! Cos'è, veleno quello? Credo di sì, eh! Credo sia veleno, ragazzi. Credo sia realmente veleno, sì. È veleno, sì. Vamos. Perfetto, ragazzi, molto 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 bene. No, ragazzi, rifar la torre da capo, no. No, dai, non... Allora, rifarò la torre da capo perché vi voglio bene, però ovviamente dopo questo bordello che è successo, ragazzi, io dopo la torre chiudo il gameplay. Cioè, non... assolutamente non si può fare... No, devono risolvere il problema che ha questo gioco sui server, perché, ragazzi, veramente è inspiegabile. Inspiegabile, veramente inspiegabile come cosa. Fight. Avevo il timore che durante la torre sarebbe successo qualcosa. Io me lo sentivo, ragazzi. Me lo sentivo. Avevo un sensore che oramai... Stai buono. Stai buono ancora. Sì, sì, il solletico mi fate, sì, sì. Va bene. Cioè, ragazzi, non si può fare una cosa così. Non esiste queste problematiche in questo modo, non è accettabile, ecco, non è accettabile. Dal mio punto di vista, ragazzi, non è accettabile. Ditemi cosa ne pensate voi, ma dal mio punto di vista questa è una cosa che va risolta. Se sarà risolvibile, poi lo sanno loro, insomma, io non sono un programmatore, quindi giustamente non entro
in merito a questa questione, però ogni volta di fare uno scontro da capo o così via la vedo un po'. Comunque dai, il gioco diverte, questa è la cosa importante, però poi fanno questa caduta di stile per quanto riguarda il server, e quindi ti ho messo nell'angolo oramai, è fatta. Ne è convinto ragazzi lui, ne è convinto. Ne è convinto lui ragazzi. Bene. Molto molto bene. E beh, no no, qui bisogna correre, una corsa contro il tempo, nel senso che togliamoci subito di mezzo questa torre ragazzi, togliamola subito di mezzo. Test your might. Vabbè. Vediamo un po'. Vabbè, andiamo, dai. Sì, continua, andiamo sull'ultimo scontro. Andiamo sull'ultimo scontro qui, ragazzi. Per forza. Per forza. Per forza, sì. Dobbiamo far veloci, eh? Eh sì. Maremma. Non ho speranze, vabbè. Mi piace questo senso di sfida. Mi garba. Non ho speranze, ma senti chi parla, ma per cortesia, dai. Ma fai il bravo. Ma fai il bravo. Ma fai il bravo per piacere, su. Non ho speranze, ma senti chi parla. Ma senti chi parla, vabbè. Vabbè, comunque. Allora, 100 crediti, 100 gettoni. Calmi, ragazzi, eh. Livello 8 raggiunto, mi garba. Un punto che si aggiunge in automatico in tutte le statistiche. Quindi adesso andiamo anche ad inserire... salute, attacco, mettiamo difesa e due sull'attacco ragazzi. Ho avuto questa genialità di fare in questo modo. Allora, vabbè dai, un altro scontro lo faremo. Un altro scontro lo faremo, sì. Poi abbiamo diverse strade dove possiamo andare, eh. Però poi se ne parlerà nel prossimo episodio, quindi... Voglio provare queste modifiche alla potenza che ho inserito, quindi non me ne volete ragazzi, non me ne volete veramente, non me ne vogliate. Finish him. Ma ovvio che ti finisco, ma ovvio. Ma ovvio! Wins! Interessante ragazzi, veramente molto molto interessante. Allora, fermi tutti, possiamo chiudere qui l'episodio su Mortal Kombat 1, come sempre in compagnia del vostro formidabile Diablotex. Allora ragazzi, io vi ringrazio di cuore a tutti, vi do appuntamento per quanto riguarda Mortal Kombat 1 sulla modalità invasioni nel prossimo episodio, che non tarderà ad arrivare perché abbiamo altri 25 giorni per registrare tutta la stagione.
quindi il tempo a disposizione ne ho abbastanza. Io vi ringrazio, il vostro Diablotex qui presente vi ringrazio di cuore a tutti. Se vi farà piacere, come sempre, lasciate un like, un commento, condividete il gameplay e magari iscrivetevi sul mio canale YouTube. Detto questo, si conclude qui un altro episodio. Un abbraccio da parte mia, ciao a tutti e grazie ancora per il vostro fantastico supporto. Ciao!